Un pareggio secondo lei è giusto, perché l'Avezzano per lunghi tratti ha fatto vedere cose importanti, soprattutto sull'out di sinistra, quello vostro difensivo? Sì, sì, diciamo sui due out, perché sulla destra nostra ci ha messo in difficoltà il primo tempo, sulla sinistra nostra ci ha messo in difficoltà il secondo tempo. I due gol sono nati così, siamo stati un po' ingenui perché abbiamo passato in vantaggio, abbiamo fatto un gran gol e stavamo messi bene in campo, palleggiavamo bene. Dopo, quando prendi gol cominci a subentrare anche un po' di paura, riprendi il secondo, e questa squadra poi nei momenti di difficoltà poi invece si ritrova, perché abbiamo pareggiato e poi alla fine ci abbiamo avuto anche due o tre situazioni che dovevamo sfruttare meglio per vincerla, però il pareggio sicuramente l'Avezzano non ha rubato niente. Le chiedo, mister, se l'esperimento, se così lo posso definire, Misuraca, riferimento offensivo centrale, l'ha soddisfatta oppure si abbandonerà questa sorta di progetto? No, dopo 5 minuti ero convinto che ci aveva azzeccato, perché ha fatto gol. No, io mi piace che gli attaccanti siano attaccanti, che Pippo Guidovaldi preferivo farlo entrare il secondo tempo, come è successo, per sfruttarla l'ultima mezz'ora, ancora tutta la partita volevo giocare un po' più tra le linee, che li potevo mettere più in difficoltà. E questo, no, l'esperimento no, anche alla fine abbiamo giocato, ci siamo messi a tre, anche quello è un altro esperimento. Questa è una squadra che è stata costruita per i tre, insomma, perciò è quasi una certezza. Infatti ho visto che Brunetti, poi il capitano, è venuto su parecchie volte. Sembrava un Bruno Conti, sì, degli anni 80, mister. Okay. L'ultima, innanzitutto le chiedo se Belloni per la prossima ci sarà, perché credo abbia scombussolato i piani tattici, anche se lei ha un curriculum importante e riesce a tappare i buchi, però ecco, credo che il numero 9 lì davanti sia un elemento fondamentale. Come sta appunto Nicolas? E poi le chiedo se sente ancora, ma credo di no, questa pressione esterna, perché ogni tanto la rimarca, credo giustamente. No, pressione esterna no, abbiamo pareggiato sempre, tolta la partita. Siamo un fuoco amico io. Sì, però perché poi si fa per dire, pressione esterna, giocavamo in casa con questi tifosi qui, perciò è solo un alibi, un attenuante, dovevamo fare meglio in alcuni casi, e sappiamo che quando, anche se prendono certi gol, ci sono degli errori clamorosi, dobbiamo lavorarci noi sopra. E per quanto riguarda Nicola sta meglio, io penso che martedì stia col gruppo. Non ho voluto rischiare niente, perché sentiva un po' di fastidio, insomma, per noi è un giocatore troppo importante, non ho voluto rischiare niente. L'ultima, un secondo, ma deve rispondere sì o no, c'è bisogno di un'ulteriore forza offensiva, cioè c'è bisogno di un nuovo elemento che possa far respirare, rifiatare un po' Belloni? Ma guarda, io ripeto, di mercato non c'è, dicembre e tutto, io penso che questi ragazzi sono fantastici per come quello che mi danno, come lavoro, come stanno insieme, quello che ci mettono. È normale che una squadra, come tutte le squadre, c'è qualche lacuna, perché si vede, e vedremo da cercarci di lavorare, ma non sicuramente adesso a parlare di questo. Io dico soltanto che sono contento e felice del gruppo Galleno, sono veramente splendidi, però anche io e noi dobbiamo aiutarli.